La sostenibilità nel settore edile è multidimensionale. Devono essere presi in considerazione sia gli aspetti economici sia gli aspetti sociali. Tutti gli aspetti sono intrecciati e sono evidenziati in questa unità didattica. Le emissioni di gas serra sono un elemento importante, ma non rappresentano l'unico criterio di sostenibilità. Durabilità, sicurezza sanitaria e resilienza svolgono un ruolo importante nella scelta dei materiali da costruzione e nella costruzione. Anche la possibilità di riutilizzo e riciclo deve essere presa in attenta considerazione. Garantire un utilizzo futuro flessibile può anche promuovere una lunga vita dell'edificio. Pertanto, la considerazione dei principi di sostenibilità deve essere parte integrante di tutti i processi di pianificazione e decisione durante il ciclo di vita di un edificio. Tenendo conto del problema delle risorse, l'uso parsimonioso delle risorse sta diventando sempre più importante. Alcuni obiettivi importanti per la sostenibilità nel settore edile sono: gestione responsabile dei materiali da costruzione, uso responsabile dell'acqua, uso responsabile dell'energia, utilizzo responsabile del territorio edificabile e della natura. Questi fanno parte dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Secondo i criteri di sostenibilità, i costi del ciclo di vita di un edificio sono approssimativamente suddivisi come segue. Costi di produzione, utilizzo dei costi di costruzione, pulizia, cura e manutenzione, investimenti sostitutivi, costi di demolizione, costi di decostruzione e smaltimento. Nell'ambito dei criteri di sostenibilità, la fase di pianificazione è di notevole importanza. Altrettanto determinante per le proprietà dell'edificio è la fase di progettazione. Alcuni approcci di base possono essere distinti quando si pianifica la sostenibilità. Uno primo approccio: confronto tra costi e tempi di costruzione. Ad esempio, la costruzione di un asilo nido in muratura o in legno. Un secondo approccio: confronto dei costi di manutenzione. Ad esempio, i costi totali dei vari metodi di costruzione su un ciclo di vita di 80 anni. Un terzo approccio: durata dei componenti dell'edificio. Ad esempio, durata dei singoli componenti dell'edificio, costi di manutenzione e cura. Un quarto approccio: opzioni di riciclaggio e produzione di rifiuti. Ad esempio, il riutilizzo del legno o dei materiali da costruzione minerali. Un quinto approccio: emissioni di gas serra e altri costi non quantificabili. Ad esempio, nel processo di produzione e manutenzione dei materiali da costruzione. Oltre agli aspetti quantitativi, ci sono anche aspetti non formali da considerare. Tutti i partecipanti al sondaggio hanno affermato che, a loro avviso, non c'è quasi nulla di più sostenibile della conservazione degli edifici esistenti. Ai fini della sostenibilità non sono rilevanti solo la produzione e la costruzione, ma anche la demolizione e lo smaltimento o il possibile ulteriore utilizzo di componenti e materiali edili. Anche il consumo di territorio e il trasporto di materiali svolgono un ruolo importante in termini di sostenibilità. Quando si pianificano e si progettano gli edifici, i materiali presenti in grandi quantità sono particolarmente importanti. Il consumo energetico di un edificio è determinato anche da numerosi fattori di progettazione. Alcuni importanti fattori che influenzano sono: compattezza e zonizzazione del progetto edilizio, isolamento termico dell'involucro edilizio, tenuta all'aria dell'involucro dell'edificio, efficienza energetica degli impianti di raffreddamento e di generazione di calore. Comportamento delle persone che vivono nell'edificio relativamente a temperatura dell'ambiente, ricambio d'aria, consumo di acqua calda, uso passivo dell'energia solare, entità degli apporti termici interni, modalità operativa della tecnologia La sostenibilità non si riferisce solo alla scelta dei materiali da costruzione. Tuttavia, esiste una notevole differenza tra l'utilizzo di mattoni, cemento o legno. Dal punto di vista della sostenibilità non dovrebbero essere trascurati anche i cosiddetti materiali edili ausiliari come isolamenti, rivestimenti di pavimenti e pareti o articoli sanitari. Vale sempre la pena confrontare le proprietà positive e negative dei singoli materiali da costruzione.